di profonda gratitudine per aver aderito e contribuito al successo del giocattolo sospeso. La vostra dedizione e l'alta professionalità hanno consentito che un'intuizione diventasse splendida realtà. Il diritto al gioco ha dispiegato la sua forza ed ha affermato il suo principio di fondamentale vitalità nel Natale a Napoli 2016. 26 gennaio 2017, il sindaco Luigi De Magistris. È stato straordinario il successo della prima edizione della manifestazione Il Giocattolo Sospeso. Grazie alla generosità di quasi 1000 cittadini, quest'anno tantissimi bambini hanno potuto vivere la gioia di trovare sotto l'albero di Natale o per la Befana il giocattolo desiderato. Un'idea molto semplice che però è stata molto amata dai napoletani. Sono stati quasi 1 migliaio i giocattoli che sono stati acquistati da tanti napoletani e non solo, all'interno della rete delle giocattolerie che hanno reso questa idea possibile e hanno reso poi questo Natale quindi così speciale. Oggi quella parte di giocattoli che non sono stati prelevati presso le giocattolerie li consegniamo ufficialmente, anche restituendo alla città di Napoli il valore dell'iniziativa, a bambine e bambini di tutta la città di Napoli attraverso l'impegno delle associazioni, quelle associazioni silenziose che però ogni giorno in modo forte e costante garantiscono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Napoli. Nel periodo natalizio sono già stati consegnati i primi 200 giocattoli sospesi a quanti lo hanno richiesto, ma i giocattoli ancora in deposito nelle giocattolerie aderenti saranno caricati su un furgoncino e trasportati fino alle sedi di 10 associazioni su tutto il territorio cittadino che da anni lavorano con i bambini della città, dai quartieri spagnoli a Santa Lucia, dalla Sanità a Forcella, fino a Secondigliano, Pianura, Soccavo, Ponticelli, Barra, Scampia e Miano. La risposta dei napoletani è stata veramente forte, quindi quasi insomma, centinaia e centinaia di giocattoli per i bambini della città che sono i figli della città, quindi c'è un genitore, due genitori o semplicemente cittadini qualsiasi, anche senza figli, che hanno deciso di regalare dei giocattoli ai figli della città.